non è che siamo stessimo meglio del dopoguerra con la carta di informazione che abbiamo oggi, non è che stiamo meglio in certe realtà, diciamo, dove ci sono i regimi, vanno per fine in galera, e qui galleggiamo come la rana bollita in attesa che sia troppo tardi. Bene, la notizia è che è già troppo tardi. Allora, prima di iniziare a premiare e prendere un concorso, ci facciamo schiaffeggiare amabilmente, perché è una concetta di Saturno, visto che noi la satira non fa paura, non denunciamo i vignettisti, non cacciamo i comici, crediamo che sono importanti strumenti di riflessione, per proseguire anche questa maraconsiderazione che abbiamo fatto adesso. Quindi chiamo qua fra noi Arianna Porcelli di Saturno. Buongiorno, buongiorno cari giornalisti. Sfuggita alle misure cautelari della scorsa edizione, eccomi tornata al premio del Gani anche quest'anno, con un po' di tristezza in più rispetto allo scorso anno, perché temo che questa sarà una delle ultime edizioni del premio, ed è sempre triste vedere qualcosa estinguersi. La fertilità, gli animali, le professioni. Io spero francamente che vi ritaglierete un momento per discutere come reinventarvi una vita dopo questa giornata, perché è possibile. Non bisogna mai perdere la speranza. Se tra di voi c'è qualche uomo eterosessuale, scusate se uso questa parola, che ha subito una separazione giudiziale in Italia, sa di cosa sto parlando, sa cosa vuol dire sopravvivere con 5 euro in tasca. È abituato al peggio, per cui non gli sarà difficile imballare le proprie cose, mettere tutto in uno scatolone e salutare la redazione quando arriverà il momento in cui verrà smantellata per farci un punto di ritiro Amazon, o quando un nerd di 20 anni esperto di ChatGPT verrà a firmare il contratto per sostituirlo. Siate forti, perché è successo a tanti prima di voi di doversi riciclare, di doversi trovare un altro lavoro. Non c'è niente di male, perché proprio si era esaurito nel corso dell'evoluzione, la chiamiamo ancora così. Prima di voi, per esempio, è successo a tanti fotografi, è successo ai calzolai, ai magistrati, è successo a quelli che hanno inventato il fax, ai gestori delle case chiuse, alle prostitute no, perché come avrete intuito là fuori, pochi mestieri sono così facilmente riconvertibili. Di un cuoco e di una prostituta si ha sempre bisogno delle grandi strutture. Ancora prima di voi è capitato di doversi reinventare a tantissimi artigiani, si pensi ai falegnami, in un mondo in cui compriamo queste camerette di merda da mondo convenienza, si pensi alle miss, alla fatica che fanno per reinventarsi, si pensi ai comunisti, a Giorgio Mastrota. Vi sarà capitato di vedere, voi vedete con quanta dignità Mastrota porti avanti il suo lavoro di televendita, perché non c'è niente di umiliante a vendere materassi e vaporiere, semmai ce n'è a condurre la pupa e il secchione. No, la vostra professione inizia a puzzare di morto, è un dato certo, anche se è ancora non ufficializzato, però me lo state dicendo, ecco, in questa giornata. Ed è un bene, guardate, che vi troviate in Italia, forse per la prima volta, perché questo è un paese dove il processo di decesso è più lento rispetto ad altri paesi, perché qui i cari istinti vengono tenuti ancora in grandissima considerazione. Pensate soltanto ad Andreotti, pensate ai cittadini romani. I romani si vendono ancora come i cugini di primo grado di Giulio Cesare, gli ideatori di tanta bellezza architettonica, anche quando non hanno magari neanche finito le scuole medie. Se conoscete un romano, e io lo dico con cognizione perché sono romana, ecco, saprete meglio di me che il romano si ostina a tenere in piedi questa dinastia morta e sepolta da secoli per proteggersi dalla realtà, e cioè che la sua città sta sprofondando nel baratro, anzi peggio, nell'inferno dei 214 cantieri non terminati per il Giubileo. Un conto è non terminare i cantieri normali, ma a Roma, se non termini quelli per il Giubileo, aspetta l'inferno, che la maggior parte dell'Italia si auspica per i romani. Come? Applauso amaro il vostro. Oppure, pensate a quei tipi che si ostinano a candidarsi in un partito.
possono nominare partiti, ma proviamo a fare un indovinello. Un partito che porta il nome di un morto. Per far credere ai vecchi del Bresciano, fino anche a mia madre, che lui c'è ancora. Insomma, le cose si stanno mettendo male, anche perché ho alle spalle... Le cose si stanno mettendo male, ma l'agonia in questo paese, ripeto, è sempre ben più lunga rispetto ad altri paesi, per cui tanti tra di voi faranno in tempo a prendere la pensione. E lo dico con gioia, perché guardate, è una delle più belle battute di stand-up comedy, questa qua, che si possono fare davanti a gente che non ha neanche mai visto l'Assunzione, magari. Dai, la brutta notizia però non è solo per voi, come ha anticipato il Presidente. Ah, ecco, è un problema tecnico al mio microfono, capita spesso. La brutta notizia non è solo per voi, che morite sotto i colpi di questa precarietà che fa spavento, sotto questa quasi totale assenza di regole deontologiche, per cui se tu le usi ti guardano quasi male ormai. I poteri forti, di cui nessuno vuole parlare, con nomi e cognomi, il ministro Cartabia, a proposito di nomi e cognomi, che vi guarda forse stamattina e se la ride dalla sua barca a vela sul lago di Varese, ma io stasera sarò a Legnano e sono russa, quindi potrei vendicarvi in qualche modo. La brutta notizia della vostra estinzione non è una novità, ma la diretta, biologica conseguenza, appunto, come diceva prima Cassinelli, di un'altra grande estinzione, che è quella del lettore. Il lettore è scomparso, come il Cosmo Pavone, come il Dodo, come Nonnella Rai, come Veltroni. Non si sa. Dapprima ha perso la sua linfa vitale davanti al TG5. Non è un partito, giusto? Poi si è seccato sulla sedia come una mummia davanti a Granellini. E lì è arrivato il colpo di grazia. Adesso l'ultimo muscolo prossimo ad atrofizzarsi, ma ancora in piedi, è quello del pollice destro, che usa ancora con una certa maestria per guardare i reel su TikTok, in quello che crede essere il suo tempo libero. Quella del lettore è una morte annunciata, forse molto più della vostra, perché il lettore fa parte del pubblico. Il pubblico è quella massa informe, là fuori, mal vestita, descolarizzata, che certe cose non le capisce e perciò è colpevole. E questo fatto che il pubblico sia limitato è da sempre oggetto di grandi discussioni. Secondo gli studi del settore, come pubblico noi siamo gente di merda, un po' di tutte le età. Questo gigantesco target di persone dai 20 agli 80 anni, una fascia unisex, fluida, che ha gli stessi gusti immutati dagli anni 90, per cui come pubblico abbiamo le nostre certezze, abbiamo, gli autori lo sanno, ci conoscono le risse tra opinionisti. Vogliamo che il TG ci dica di bere tanta acqua in estate e che a Oriente ci sia sempre un pazzo squinternato pronto a stuprare la nostra democrazia e che vada fermato. Insomma, secondo gli studi approfonditi del settore, siamo delle teste di cazzo. Non bastava esserlo già come lettori, lo siamo anche come pubblico, della gente che non capisce i contenuti di qualità. E quindi restano chiusi nei cassetti dei direttori editoriali che vorrebbero tanto fare innovazione e sperimentazione, ma non possono perché il pubblico certe cose non le capisce. Quindi i professionisti devono adeguarsi al basso livello del fruitore, e morendo chi consuma, muore chi produce. Il pubblico non riconosce neanche più le persone, non so se ci avete fatto caso, per questo bisogna usare sempre le stesse. Anche il cinema, al cinema si vede benissimo, lavorano soltanto 7 attori: Favino, Edoardo Leo, Battistone. Così il pubblico può ricordarli, non fare troppi sforzi, che la vita è già abbastanza complicata. Io non capisco, sapete, come mai il pubblico ad un certo punto, sentendosi così sminuito e sottovalutato, non sia diventato violento. Perché questa è la fine che fanno le persone maltrattate, no? Lo dicono gli psicologi. E quello del pubblico è un maltrattamento reiterato. Niente, il lettore è tramortito, non serve neanche più la censura, non è più in grado proprio di maneggiare il piccolo potere convenuto, il suo senso critico, le sue funzioni vitali, intellettuali, perché è un essere che si è abituato a tutto e l'abitudine uccide, si muore di abitudine e di tradimento. Il lettore ormai si è abituato al tradimento. Ha iniziato prima a tradirlo il deodorante, cose piccole.
stupide, poi il coniuge, poi la sinistra, poi il metabolismo e infine il suo quotidiano preferito. Non ci soffre neanche più, anzi, se ci avete fatto caso, il lettore ormai ha impostato un nuovo utilizzo dei principali quotidiani preferiti in modo che non si accorga neanche più della puzza di carogna. Allora vediamoli insieme, questi nuovi riutilizzi di cui mi sono accorta in giro, camminando. Leggo il piccolo quotidiano gratuito, viene messo ormai tra il sedere e il sedile della metropolitana per proteggersi dai batteri, non lo si apre neanche più, lo si piega a metà. Repubblica, neanche i vetri sporchi lo vogliono più, anche il nome è anacronistico. Gli oggetti inanimati rifiutano con intelligenza ciò che la gente che si crede di sinistra si ostina a sfogliare. Libero, si compra per scherzo. Per dar fastidio alla famiglia, i parenti ti vedono che arrivi sotto braccio col libro, si preoccupano, e poi una volta che gli hai spiegato la burla, ci si ride tutti assieme. L'avvenire in questi tempi bui risulta essere utile il confronto con un giornale straniero di un paese davvero ricco. Il Sole 24 Ore annoia da anni perché parla sempre delle stesse quattro persone che purtroppo però non sono Favino e gli altri attori, no, sempre di cinema però si tratta per certi aspetti. Corriere della Sera, non so se sia più un quotidiano o un ufficio stampa, però comunque la scusa dell'inserto culturale che è gradevole non regge più. La Stampa, attenzione, La Stampa non male, un giornale che barcolla ma non molla, purtroppo con questo nome però che porta non attira la fiducia del lettore morente, si dovrebbe cambiare il nome in Abbasso la Stampa, Coraggio Stampa, Povera Stampa, aiutatela, 8 per 1000 alla Stampa. Il Fatto Quotidiano, un giornale serio per forse gli ultimi lettori critici che andrebbero però salvaguardati, che dovrebbero essere avvisati prima dal giornalaio, prima dell'acquisto, attenzione, che dentro poi troveranno gli editoriali di Selvaggia Lucarelli. Il lettore va protetto, è moribondo e come naturale conseguenza anche il giornalista non si sente per niente bene. E me lo immagino, sapete, il vostro ultimo collega che resterà in Italia tra 20 anni, ma che dico 20. Rimasto solo, me lo immagino così, come ultima speranza del vostro ordine che si aggira nelle redazioni abbandonate e si trascina fuori, vorrebbe chiedere aiuto ma non riesce a parlare, bravo giornalista, perché ormai gli hanno detto che non si può più. Dove andrà a chiederlo aiuto? Quello che barcolla verso il suo esercito amico, la sede, i propri enti di rappresentanza, i propri sindacati, ma arrivato alla porta con le ultime forze che gli restano scopre che da parecchio tempo anche loro si sono dovuti reinventare. Ve l'ho detto, pochi, prostitute, sindacati, sono i mestieri più vecchi del mondo, quindi l'invito ai professionisti in sala di queste professioni è a onorarle di più e a non farle contare tra di loro. Buon proseguimento.